Ciao a tutti ragazzuoli, mi è arrivato in questo momento il pacchetto di Amazon UK Murderer Soul Suspect, pagato 42 euro in totale, versione PlayStation 4. Facciamo un breve unboxing e poi vediamo se è in italiano, versione UK, se no mi tocca giocarmelo in inglese. Apriamolo, c'è un piccolo cellophane. Sinceramente il gioco mi intrigava molto. Costava 39 la versione PlayStation 3 in italiano, 42-43 euro quella UK PlayStation 4, però c'è il dubbio della lingua italiana, quindi andremo a vederlo tra poco insieme. Io spero che ci sia, per una maggiore scorrevolezza, anche se l'inglese lo conosco abbastanza bene, però come si dice è meglio giocare solo in italiano questi tipologie di giochi così. Aspettate un attimo, metto il telefono così, quanto apro. Perdonatevi, non voglio interrompere, se no posso cambiare pure disco, ma non lo farò. Andiamo ad aprire. Qui c'è la scatola in cartone, qui c'è la scatola Murdered, versione inglese. Si vede, sì. Qui c'è il libretto, che andiamo a vedere un attimino. Velocemente, è un libretto con degli artwork, non ve lo voglio spoilerare più di tanto. Poi dentro non c'è altro. Andiamo ad aprire la scatola mentre ci spostiamo nella mia camera, dove c'è la PlayStation 4. Anzi, prima devo aprire. Scusate, questo qua. Prima devo aprire il gioco. Ed eccolo qua. Dentro c'è la registrazione card, un DLC avviabile. Ah, c'è la mappa digitale. Comunque, anche se vedo il codice ora me la scarico subito, quindi non ci potete fare niente. Prendiamo il disco, togliamo che mi sta vedendo Matrix. E inseriamo Murdered Suspect Soul, versione UK da Amazon.uk. Per vedere se contiene l'italiano o meno. No, sto installando. Preparazione in corso. Aspettiamo che lo faccia. Intanto accendo il PC così mi scarico la mappa interattiva. L'Apple 4 è abbastanza veloce a installare il gioco. Ok, avviamo. Yes, in italiano, ragazzuoli. Ed eccolo qua. Perfetto, premi X. Grandissimo sorpresa e grandissima notizia. Ciao a tutti.